Bentornati alla palestra di San Marcellino, amici di Teleiride. Un saluto da Niccolò Ghinassi. Bentornati nel tempio della Fiorentina Basket, che in questo turno infrasettimanale, in questa 26esima giornata del girone A di Serie B, affronterà la Jesse Valsesia in uno scontro playoff tutto da vivere. Sì, perché i gigliati di coach Andrea Niccolai e gli Eagles sono appaiati in terza posizione in classifica a 28 punti, ed allora vincere oggi per i biancoviola significherebbe davvero distaccare dei diretti concorrenti in vista della corsa playoff. Fiorentina che tra l'altro arriva all'impegno di oggi dopo le due ottime vittorie maturate in casa contro la Paffonia Omegna ed in trasferta con Varese, mentre Valsesia è reduce dalla sconfitta nel derby proprio con Omegna all'overtime per 70-66. Per la Fiorentina Basket, nell'ultima uscita contro Varese, nella quale ha trionfato per 75-72, 12 punti per Davide Poltroneri, 12 anche per Mazzucchelli, 13 per Sirakov, 11 per Rosignoli e 15 per Lucarelli. Per quanto riguarda Valsesia invece, nell'ultima contro Omegna 20 punti per Jacopo Mercante, 10 per Lenti, 11 per Molteni ed 11 per Cozzoli. Due squadre comunque in forma, Valsesia e Fiorentina Basket, due squadre che si affronteranno dunque a viso aperto quest'oggi qui a San Marcellino. E nel frattempo siamo già al tip off. Fiorentina che scende in campo con Sirakov, Mazzucchelli, Rosignoli, Longobardi al rientro dopo l'infortunio alla caviglia che l'ha lasciato fuori per molti mesi, e con Rosignoli a fungere da pivoli davanti. E intanto siamo subito al tip off, palla subito per Valsesia che avanza col suo numero 7, che prova subito la tripla. Marcello Cozzoli e mette subito immediatamente i primi tre punti della partita, il classe 90. Ma prova a rispondere Sirakov per la Fiorentina, Longobardi, Mazzucchelli, pick and roll di Rosignoli, serve invece Poltroneri, Mazzucchelli, poi Rosignoli, lotta con Giovanni Lenti, poi tenta il gancio, lo sbaglia ma recupera il rimbalzo Andrea Longobardi, che serve all'indietro Poltroneri in veste di playmaker, come è stato anche nell'ultima con Varese. Poi Sirakov tenta la tripla e la mette subito il numero 13 della Fiorentina, il neo acquisto della Viola, l'ex Bottegone, che risponde subito alla bomba di Cozzoli. Partito forte Sirakov, ma anche Longobardi che qui stoppa molto bene Cozzoli. E poi dall'altra parte Sirakov sbaglia il layup e allora in contropiede Caversazio prova a darla dall'altra parte a Savoldelli, ma irrompe Sirakov che intercetta e spedisce il pallone fuori. Sono partite forti dunque le due squadre, una tripla a testa per Fiorentina e Valsesia. Valsesia che ora prova ad avanzare con Mercante che sbaglia il layup, poi Lenti all'indietro per Savoldelli che tenta la bomba e la mette. Il numero 4, classe 97 di Valsesia, 11 punti, più di 11 punti a partita per lui e più di 6 assist anche a partita per il numero 4 degli ospiti, Mazzucchelli. Bella assist per Rosignoli, ma intercetta l'ex Fiorentina Basket Giovanni Lenti. Allora Savoldelli prova a darla a Cozzoli che però sbaglia l'assist, allora recupera proprio Rosignoli. Rosignoli che in questa stagione sta collezionando più di 6 rimbalzi a partita. Bella assist proprio del centro della Fiorentina per Longobardi, che però viene fermato
dal fischio arbitrale. Direttore di gara che quest'oggi sono il signor Lorenzo Grazia di San Pietro in Casale e il signor Cassinadri Andrea di Bibbiano. Si fanno sentire anche i tifosi della Fiorentina intanto sugli spalti qui a San Marcellino. Rimessa affidata alle mani di Davide Poltroneri, il classe 85, vede all'indietro Longobardi, prova ad avanzare il numero 14 che sbaglia l'appoggio a tabellone, allora parte in contropiede Valsesia, arresto e tiro di Caversazio che sbaglia, poi lotta al rimbalzo con Mercante che in qualche modo riesce a recuperare il pallone ed appoggiare facile a tabellone per l'8-3 per gli ospiti. Ed allora arriva il time out chiamato da coach Andrea Nicolai e si torna in campo dopo il time out e dopo il primo tentato allungo degli ospiti che si sono portati sull'8-3 dopo l'iniziativa di Jacopo Mercante, il classe 90, più di 11 punti a partita per lui in questa stagione e più di 5 rimbalzi a partita per il numero 9 di Valsesia. Intanto Mazzucchelli la dà a Rosignoli, lotta in post basso il numero 30, serve poi Longobardi che si gira molto bene sull'ex Fiorentina Basket Giovanni Lenti e va ad accorciare sul 5-8. Intanto proprio Lenti lotta contro Rosignoli e mette due punti il numero 15 di Valsesia, il classe 96 ex Fiorentina Basket, più di 5 rimbalzi a partita per lui per ora in questa stagione. Intanto però ci sono dei problemi con il tabellone, con l'illuminazione del tabellone qui a San Marcellino. Ha interrotto allora il gioco il direttore di gara. Stanno cercando di risolvere il problema gli addetti ai lavori. Ed ecco che allora si può ripartire, si riaccendono le luci del tabellone qui a San Marcellino. Si stanno scalando i secondi per riportare il cronometro al giusto minutaggio. Ed allora si può finalmente ricominciare con la rimessa affidata a Georgi Sirakov, la guardia, la nuova guardia della Fiorentina Basket, bulgaro classe 92, ex Bottegone, un passato in Serie A anche per lui. Da quando è arrivato alla Fiorentina più di 13 punti di media a partita, con Sirakov che sta tirando col 43% da 3. Veramente una freccia in più nell'arco di coach Andrea Nicolai. È proprio Sirakov, ora la dà a Rosignoli che fa saltare a vuoto Jacopo Mercante che commette fallo sul pivot della Fiorentina. Mercante che allora va a sedersi in panchina per fare spazio al numero 11 di Valsesia, Niccolò Gatti, l'ala classe 91 degli ospiti. Più di 10 punti a partita per Gatti e più di 6 rimbalzi a partita anche per
classe 91. Intanto Rosignoli mette il secondo libero, Fiorentina che si porta sul meno 2, in vantaggio ancora Valsese, infatti sul 10-8. Nel frattempo arriva il pallo di Andrea Longobardi della rientrante ala della Fiorentina Basket, che nel corso di questa stagione è stata assente per molto tempo a causa di un brutto problema alla caviglia. Ha giocato solo 8 partite, infatti Longobardi 9 con questa. Si spera che comunque possa recuperare al meglio in vista del finale di stagione. Intanto è già tanto che sia qui quest'oggi a giocare qui sul parquet di San Marcellino il numero 14, Savoldelli. La dà dall'altra parte al numero 16 Edoardo Caversazio, però poi arriva il fallo della difesa della Fiorentina e nel frattempo va a sedersi in panchina proprio Andrea Longobardi per fare spazio al numero 19 dei biancoviola, Matteo De Leone. Cozzoli, Gatti su di lui, Sirakov, ancora Cozzoli, crossover del numero 7 che poi si gira in fadeaway, tenta il tiro, lo sbaglia, e allora rimbalzo catturato dall'ottimo De Leone, poi Mazzucchelli la dà nell'angolo a Poltroneri che spara la bomba ma è sfortunato perché viene risputata dal ferro, e allora riparte subito Valsesia, Gatti end off per Savoldelli. Ancora Gatti, su di lui Mazzucchelli, dall'altra parte la dà Caversazio, tenta la tripla, il numero 16, e la mette l'ala classe 96 Edoardo Caversazio, portato sul 13-8 Valsesia, anzi sul 13-10 perché Poltroneri si gira bene ed appoggia a tabellone, mentre nel frattempo arriva il fallo del numero 7 della Fiorentina, Andrea Mazzucchelli, classe 94, ex Orzi Nuovi. Protestano i tifosi sugli spalti. Nel frattempo esce Giovanni Lenti per Valsesia. Entra il numero 19, Vittorio Visentin, centro di 2,04 metri, classe 95. Intanto la palla però ce l'ha Gatti che tenta il fadeaway, lo sbaglia, allora recupera il rimbalzo l'ottimo Poltroneri che la dà ad Andrea Mazzucchelli. Ancora il Poltro, serve molto bene Rosignoli che vede nell'angolo sempre Mazzucchelli che spara la bomba e la mette Mazzucchelli, bomba che vale il 13 pari quando mancano meno di 4 minuti alla fine del primo quarto, e riparte sempre Mazzucchelli che si è infiammato dopo l'ultima tripla andata a segno. Poltroneri la dà all'indietro a De Leone che non capisce, in qualche modo però riesce a recuperare palla e a servire Mazzucchelli, serie di palleggi del numero 7 che la dà Rosignoli, deve tirare il numero 30, spara una airball però dopo la tentata tripla, ed allora la rimessa va agli ospiti. Nel frattempo Fiorentina che richiama in panchina Giorgi Sirakov, entra in campo il numero 11 Jacopo Lucarelli, altro neoacquisto dei Gigliati. Lucarelli che proviene infatti da Agropoli e che ha militato in A2, il classe 96, attuale ala della Fiorentina, che nell'ultima contro Varese ha messo ben 15 punti. Nel frattempo la palla però ce l'ha Andrea Mazzucchelli che serve Poltroneri, Rosignoli, ancora Mazzucchelli, finta la tripla, su di lui Savoldelli,
ancora il numero 7 della Fiorentina, che serve un assist al bacio per il numero 30 Davide Rosignoli, che allora facile facile ringrazia e va a mettere i due punti del vantaggio Fiorentina, che conduce ora sul 15-13, ma ci prova Savoldelli dalla media per Valsesia e pareggia i conti il play degli Eagles. Però ci prova anche dall'altra parte Poltroneri, sfortunato però di nuovo perché la tripla finisce sul ferro e allora riparte Valsesia, ma c'è il fallo in attacco di Caverzazio. Ed allora nel frattempo si arriva ad un altro cambio con Rosignoli, che va a sedersi in panchina, entra per la prima volta in questa gara sul parquet Fernando Marengo, il numero 23, ex Martina Franca, altro neo acquisto della società di Massimo Piacenti, che si è indubbiamente rinforzata nella ultima sessione di mercato nonostante gli addii di Matteo Motta, approdato all'Urania Milano, e soprattutto di Jacopo Valentini, con l'ex capitano della Fiorentina Basket, che è infatti approdato a Pescara. Fiorentina che comunque, come già detto, si è rinforzata con gli arrivi di Sirakov, Marengo, Lucarelli, Di Pizzo, con quest'ultimo che però non è presente a causa di un infortunio. Intanto attacca la Fiorentina, De Leone, vede Mazzucchelli, prova l'incursione, il numero 7 la dà all'indietro a Marengo, che tenta l'appoggio a canestro e con un po' di fortuna trova altri due punti per i suoi, Fernando Marengo. Fiorentina che allora torna avanti sul 17-15, 1:30 circa ancora da giocare in questo primo parziale di gioco. Savoldelli tenta l'incursione, ma c'è l'ottima stoppata di Matteo De Leone, che poi serve subito Davide Poltroneri, poi Lucarelli, ottimo assist ancora per De Leone! On fire Matteo De Leone, che dopo la stoppata su Savoldelli va a mettere altri due punti per i biancoviola e subisce anche il fallo del possibile gioco da tre, ed allora non può fare altro che chiamare time out coach Marco Albanesi. E dunque allora si torna a giocare con Matteo De Leone, che può andare in lunetta dopo l'appoggio a tabellone in cui ha subito anche fallo. De Leone che mette anche il libero supplementare e completa il gioco da tre, mandando a più 5 la Fiorentina sul 20-15. Veramente ottimo avvio di Matteo De Leone, che ora ruba anche palla a Molteni e poi riparte Marengo, che subisce il fallo della difesa di Valsesia, ma il fattore in più in questi ultimi minuti è Matteo De Leone, che dopo essersi infiammato stoppando l'incursione di Savoldelli, in seguito ha messo due punti importanti centrando anche il canestro del gioco da tre, ed in seguito ha anche recuperato un pallone che poi si è tradotto alla fine in questi tiri liberi realizzati da Fernando Marengo. Fiorentina che allora si porta sul più 6, sul 21-15, quando manca un minuto da giocare in questo primo parziale. Molteni prova l'appoggio a tabellone, sbaglia e allora rimbalzo catturato da Jacopo Lucarelli, che la dà subito a Poltroneri. Palla poi per Giorgi Sirakov, ancora Poltroneri che prova a servire De Leone, però questa volta sbaglia e allora se la porta dietro la schiena Cozzoli, che poi finge l'Eurostep, la dà a Molteni, che però sbaglia. Allora può ripartire la Fiorentina Basket con Sirakov
Lucarelli, Poltroneri. Vede dall'altra parte Lucarelli che tenta la tripla. Jacopo Lucarelli allunga ancora per la Fiorentina, che si porta a più 9 sul 24-15, quando mancano solo 10 secondi da giocare in questo primo parziale di gioco. Attacca Valcesia con il suo numero 6 Gay, però finisce qua il primo parziale di gioco con la Fiorentina avanti sul 24-15. Primo parziale che vede avanti allora la Fiorentina sul 24-15, primo parziale nel quale Rosignoli ha andato a segno 5 punti, De Leone 4, 2 Longobardi, 2 Lucarelli, 3 Siracov, 3 Marengo, 3 Mazzucchelli e 2 Poltroneri. Fiorentina che sta diventando sempre più una macchina corale, nel quale anche nella quale anche i nuovi acquisti stanno aiutando e non poco la compagine allenata da coach Andrea Nicolai. Intanto va alla rimessa Jacopo Lucarelli, che vede all'indietro De Leone, poi Marengo, ancora Lucarelli. Su di lui Gatti, palla che finisce tra le mani di Marengo, è finta molto bene il tiro, poi però perde palla e allora riparte rapidissimo Molteni, che viene ostacolato da Mazzucchelli e trova il fallo difensivo del numero 7 della Fiorentina, la guardia di Valcesia. Intanto esce dal terreno di gioco proprio Andrea Mazzucchelli, rientra invece il numero 21 Davide Poltroneri, il miglior realizzatore della Fiorentina in questa stagione. Intanto Flavio Gay alla rimessa per gli ospiti, Visentin all'indietro per Molteni, Gatti dall'altra parte, si fa vedere Caversazio che però sbaglia il jumper e allora Poltroneri per Siracov, che quasi si fa levare palla da Flavio Gay, che però poi tenta di ostacolare il bulgaro non riuscendoci, e poi riparte sempre il numero 6 di Valcesia che la dà a Gatti, poi Caversazio, Visentin, ancora Gay, Caversazio, su di lui Marengo, tenta l'incursione il numero 16 degli ospiti, che alla fine trova il fallo del numero 23 della Fiorentina, Fernando Marengo. Rimessa dunque per Valcesia, Gatti liberissimo dalla linea 3, prova il tiro, lo sbaglia in qualche modo, poi recupera palla Flavio Gay, poi ancora Gatti che ritenta un'altra volta la bomba, sbaglia anche questa e allora questa volta recupera il rimbalzo Matteo De Leone, poi palla che finisce tra le mani di Jacopo Lucarelli, che vede Poltroneri, su di lui Flavio Gay, prova la tripla Poltroneri, la sbaglia, allora recupera ancora il numero 11 di Valcesia, Gatti che serve nell'angolo Flavio Gay, finta il tiro il numero 6, poi riserve un'altra volta Gatti all'indietro per Caversazio, blocco di Visentin, ancora Gatti, prova la discesa a canestro ma Poltroneri intercetta molto molto bene il numero 11 di Valcesia. Valcesia che dunque va alla rimessa col suo numero 6 Flavio Gay, nel frattempo rientra Davide Rosignoli sul terreno di gioco, va a sedersi in panchina Fernando Marengo. Molteni scambia con Gatti, ancora Molteni, prova a darla a Visentin che però perde palla, recupera però Gatti che allo scadere prova la tripla e da lontanissimo quasi la trova,
palla che però rimbalza sul ferro ed è recuperata allora dalla Fiorentina. Georgi Sirakov la dà a De Leone, poi Poltroneri, pick and roll di Rosignoli che viene servito in no look da Davide Poltroneri. Scambiano molto molto bene l'ala e il pivot della Fiorentina. Fiorentina che si riporta allora sul più 11, sul 26-15. Intanto lotta al rimbalzo con Lucarelli che riesce a recuperare il pallone che serve dall'altra parte ancora a Davide Poltroneri. Bell'assist per De Leone, poi Rosignoli, lotta in post basso, nell'angolo vede Lucarelli. Lucarelli, altra bomba sparata che fa allungare ancora la Fiorentina sul 29-15. Passati 3 minuti in questo secondo quarto e si torna in campo dopo il time out, dopo che coach Marco Albanesi ha strigliato i suoi e dopo la bomba sparata da Jacopo Lucarelli che ha portato la Fiorentina sul 29-15. Si fanno sentire anche i tifosi dei Gigliati qui alla palestra di San Marcellino. Intanto sbaglia la tripla Gatti, recupera il rimbalzo Poltroneri che serve Matteo De Leone. Palla all'indietro per Rosignoli, end off ancora per il Poltro che prova la discesa a canestro col gancio, con il lob allunga ancora Davide Poltroneri. Fiorentina che si porta sul 31-15. Che secondo quarto per i bianco-viola, che ora però si trovano a difendere con Gay che prova l'arresto e tiro e mette 2 punti per gli Eagles, il numero 6 degli arancioneri. Fiorentina che comunque largamente in vantaggio. Poltroneri, viene in aiuto Jacopo Lucarelli che subisce il fallo della difesa di Valsesia. Anzi no, scusate, la rimessa è proprio per Valsesia. Valsesia che sinora ha tirato con 4 su 11 da 2, con 3 su 8 da 3. Savoldelli vede davanti Caverzazio, serve Flavio Gay dalla linea 3, ci prova il numero 6 che sbaglia la tripla e allora recupera il rimbalzo Poltroneri che serve dall'altra parte. Giorgi Sirakov all'indietro per Rosignoli, ancora Davide Poltroneri in veste di playmaker, prova l'assist per De Leone che viene spintonato da Gatti. Però l'arbitro vede una irregolarità dei bianco-viola e dunque la rimessa è affidata a Gatti per Valsesia che la dà subito a Savoldelli. Poi Flavio Gay scambia con Fisentin. Savoldelli tenta la discesa a canestro. Buona incursione del numero 4 degli Eagles che accorcia sul 34-19. Palla che però ora è tra le mani di Georgi Sirakov che prova il layup, un po' troppo egoista però il bulgaro, però recupera lo stesso la Fiorentina che ora è in possesso con Davide Poltroneri. Ancora il numero 21 tenta l'assist, un po' velleitario per Rosignoli. La rimessa fortunatamente comunque dovrebbe essere ancora della Fiorentina.
E infatti va proprio Davide Poltroneri alla rimessa per i Gigliati. Nel frattempo il direttore di gara va a scambiare due parole con coach Marco Albanesi. Poltroneri prova l'alley-oop per Jacopo Lucarelli, che si fa trovare pronto ed allunga. Allora ancora per la Fiorentina, che si porta sul 36-19. Dall'altra parte però Savoldelli finge il tiro dalla media, poi appoggia a tabellone. Ed allora arriva pronto il time out chiamato da coach Andrea Nicolai. Si rientra in campo dopo il time out chiamato dalla Fiorentina. Fiorentina che conduce sul 36-21 e che ora è avanti con Lucarelli, che scambia con Georgi Sirakov. Prova l'incursione il numero 13, che però sbaglia, ma poi arriva il rimorchio, il tap-in di Matteo De Leone, che porta sul più 17 i bianco-viola, che conducono sul 38-21. Intanto arriva anche un'altra stoppata dell'ottimo De Leone, poi Poltroneri prova l'assist per Sirakov, però intercetta la difesa di Valsesia. E allora ripartono gli Eagles, che tentano la tripla con Caverzazio. Manda a segno la bomba il numero 16, che poi quasi recupera anche palla, anzi recupera palla proprio a Lucarelli. Ed in seguito arriva il fallo sul numero 4 Savoldelli. Ha un po' pasticciato qui la Fiorentina. Nel frattempo entra in campo per Valsesia l'ex Fiorentina Basket Giovanni Lenti, e va a sedersi in panchina il numero 19 Vittorio Visentin, il centro classe 95. Rimessa che ora comunque è per Valsesia, affidata a Flavio Gay. Il numero 6 vede Savoldelli, poi Gatti, ancora Savoldelli, bell'assist nell'angolo per Caverzazio, che poi prova a darla a Lenti, ma perde palla il lungo degli arancioneri. Ed in seguito arriva però l'infrazione di passi di Matteo De Leone. Nel frattempo va a sedersi in panchina il numero 6 di Valsesia, Flavio Ghieri. Entra in campo il numero 7 Marcello Cozzoli. Proprio Cozzoli prova la tripla, la sbaglia però, e allora recupera il rimbalzo Rosignoli, poi Mazzucchelli la dà a Lucarelli, prova il tiro dalla media il numero 11, però sbaglia malamente. Allora riparte rapidissimo Savoldelli, che la dà a Gatti. Caverzazio, Cozzoli prova la discesa a canestro. Cozzoli, che gesto atletico del numero 7 di Valsesia, che va addirittura a schiacciare. Mamma mia, che numero del numero 7 degli ospiti. Fiorentina però che prova a controbattere con Georgi Sirakov, che sbaglia la tripla. E in seguito arriva un'irregolarità al rimbalzo di Matteo De Leone. Nel frattempo va a sedersi in panchina Jacopo Lucarelli, rientra sul parquet Davide Poltroneri. Lenti, end off per Savoldelli, che la dà a Gatti. Ancora Cozzoli,
Gatti si gira bene su Sirakov, assist dall'altra parte per Zavoldelli che finge la tripla, poi tira da due e mette i due punti che valgono il meno 10. Valsesia che si riporta sul 38-28, qui Poltroneri perde quasi palla. Poltroneri che però può andare invece alla rimessa per la Fiorentina. Fiorentina che fa uscire il suo numero 13, Georgi Sirakov, non particolarmente brillante finora quest'oggi in questa uscita contro Valsesia. Rientra sul terreno di gioco Fernando Marengo, 1:30 da giocare ancora in questo primo tempo. Fiorentina che conduce sul più 10, sul 38-28. Poltroneri su di lui, Caversazio, fadeaway il Poltro che però sbaglia, rimbalzo allora catturato da Giovanni Lenti che la dà subito a Savoldelli, velocissimo il numero 4, bell'assist per Lenti che facile facile va ad appoggiare il layup del meno 8. Riparte però rapidissimo dall'altra parte Poltroneri, serve De Leone, poi Rosignoli intercettato però sempre da Lenti e allora si fa coraggio Valsesia che riparte con Savoldelli, bell'assist per Cozzoli, ancora extra pass per Gatti che tenta la tripla e c'entra però il ferro lungo e allora Fiorentina che può respirare con Mazzucchelli che prova a ripartire, su di lui Caversazio, palla per Rosignoli, bell'assist per il Poltro che la dà a De Leone, arriva il fallo in seguito del numero 4 di Valsesia, Nicola Savoldelli. Poltroneri alla rimessa, vede dietro De Leone, Mazzucchelli prova il tiro dalla media, il numero 7 lo sbaglia, però il rimbalzo è catturato da Rosignoli che poi la dà all'indietro a Marengo. Nel frattempo però era arrivato il fallo dell'ex Fiorentina Basket Giovanni Lenti, anzi no scusate, del numero 4 di Valsesia Nicola Savoldelli. E allora sempre Poltroneri alla rimessa, vede De Leone, catch and shoot del numero 19 che però sbaglia e allora riparte Caversazio, poi Savoldelli, ultimi 7 secondi di gioco ancora in questo primo tempo. Savoldelli, Caversazio tenta la tripla, la sbaglia ed allora finisce qui con la Fiorentina che può andare a riposo sul 38-30. Ed eccoci di nuovo insieme pronti a vivere questo terzo quarto, primo tempo che si è chiuso sul 38-30 in favore della Fiorentina Basket di coach Andrea Nicolai. Buone le prove sinora di Lucarelli, Poltroneri e Rosignoli. 7 punti per il trio della Fiorentina, mentre per quanto riguarda Valsesia 8 sono i punti messi a segno sinora da Cozzoli e da Savoldelli con le due guardie che sono sinora i giocatori più pericolosi degli ospiti. Intanto proprio Cozzoli sbaglia la tripla e allora dall'altra parte Poltroneri è servito molto bene da Mazzucchelli, Poltroneri che la dà all'indietro a Rosignoli, poi Sirakov, è mancato un po' sinora il bulgaro, prova a girarsi il numero 13 che la dà all'indietro a Mazzucchelli, assist poi per Rosignoli che tenta il tiro dalla media, il numero 30 della Fiorentina che rimanda a più 10 i Gigliati sul 40-30. Rosignoli che sinora ha collezionato oltre a 9 punti anche un assist e un rimbalzo. Rosignoli che ha tirato con un 4 su 6 da 2. Nel frattempo Fiorentina che va alla rimessa
con Davide Poltroneri. Fiorentina che ha tirato nel primo tempo con un 12 su 22 da 2 e con un 4 su 9 da 3. Intanto proprio Sirakov prova la bomba da lontano ma sbaglia, però De Leone molto bene lottando come il suo solito riesce a recuperare palla. Allora Poltroneri tenta di nuovo la bomba del Poltro che manda a più 13 i bianco-viola, partiti subito forte in questo terzo quarto. Prova a contrattaccare però Valcesia che si fa avanti con Cozzoli che trova il fallo del numero 19 della Fiorentina, Matteo De Leone, classe 97 della Fiorentina, 25 gare per lui in questa stagione. Savoldelli vede Mercante libero nell'angolo, poi ancora Savoldelli dall'altra parte, spara la tripla che vale il meno 11. Si fanno sentire ancora i tifosi della Viola quando intanto arriva il fischio del signor Lorenzo Grazia di San Pietro in Casale. Rimessa che va dunque alla Fiorentina con il solito Davide Poltroneri che serve Mazzucchelli, ancora Poltroneri su di lui, Savoldelli prova la tripla, ancora il Poltro che però è sfortunato e c'entra solo il ferro lungo e allora riparte Savoldelli, poi Mercante, ancora però l'ottimo De Leone che dice di no al numero 9 degli ospiti. Allora Poltroneri prova a ripartire, viene ostacolato però da Caverzazio e allora ancora Mercante da all'indietro a Savoldelli, ancora il numero 9 di Valcesia che spara la tripla non centrando però il bersaglio grosso. Poi Rosignoli tenta l'assist no look per Mazzucchelli ma intercetta la difesa di Valcesia. Valcesia che ora riparte con Giovanni Lenti che non riesce però a tenere il piede in campo. Fiorentina che dunque può andare ancora alla rimessa con Giorgi Sirakov, intanto esce Mercante per Valcesia e rientra Flavio Gay, come è rientrato anche il numero 11 Nicolò Gatti. Mazzucchelli, De Leone, Sirakov scambia con Poltroneri, ancora Sirakov tenta la discesa a canestro, viene ostacolato dalla difesa di Valcesia e allora riparte Flavio Gay per gli ospiti che vede dall'altra parte Cozzoli ma intercetta molto bene l'ottimo De Leone in contropiede. Mazzucchelli che vede dall'altra parte Sirakov, tenta la tripla il numero 13, sfortunatissimo però perché il pallone sembrava poter entrare ma invece è stato risputato un'altra volta dal ferro ed in seguito arriva il fischio del direttore di gara. Con la Fiorentina che nel frattempo richiama in panchina Matteo De Leone, rientra in campo il numero 11 Jacopo Lucarelli. 7 punti per ora per l'ex Agropoli. Intanto attacca Valcesia con Nicolò Gatti, assist per Caverzazio che sfida Poltroneri e poi va a mettere un bel layup che vale il meno 9. 43-34 infatti il punteggio a favore della Fiorentina quando sono passati già quasi 5 minuti in questo terzo quarto. Rosignoli lotta con Lenti, la dà all'indietro molto bene a Poltroneri che spara la bomba del Poltro, un'altra bomba del Poltro, c'è sempre il numero 21 della Fiorentina quando gli ospiti accennano
una minima rimonta. Fiorentina che allora, dopo la tripla del suo giocatore più illuminante, può riportarsi sul 46-34 a più 12 dagli ospiti. Ospiti che però trovano il bel tiro dalla media di Nicolò Gatti e si riportano sul meno 10. Quando siamo arrivati precisamente a metà di questo terzo parziale di gioco, per ora sono 13 punti di Davide Poltroneri con 2 su 4 da 2 e 3 su 6 da 3. Intanto attacca però Jacopo Lucarelli, si la fa passare molto molto bene dietro la schiena, però poi sbaglia malamente il layup, recupera in qualche modo però Giorgi Sirakov che va ad appoggiare a tabellone il numero 13 della Fiorentina, che colleziona il suo quinto punto in questa gara. Intanto prova da lontano Cozzoli, sbaglia però, allora recupera il rimbalzo Gatti. Gatti che subisce il fallo di Andrea Mazzucchelli e va in lunetta dunque per i piemontesi. Mazzucchelli che ha commesso due falli sinora in questa partita, sono 5 invece i punti di Gatti. Gatti che ora realizza però il primo tiro libero salendo a quota 6. Sbaglia invece il secondo dalla lunetta, il numero 11 degli Eagles. Fiorentina che comanda sul più 11 sul 48-37, 4 minuti ancora da giocare. Intanto Rosignoli col suo solito assist behind the back per Mazzucchelli, con il numero 7 della Fiorentina che trova il fallo della difesa di Valsesia e dunque va in lunetta per i Gigliati. Corto il primo libero di Andrea Mazzucchelli. Mazzucchelli che invece manda a segno il secondo, riportando sul più 12 la Fiorentina. Sono finora a 4 i punti della guardia della Fiorentina. Intanto Sirakov però ruba palla e va a realizzare il layup del più 14. Sirakov che inoltre subisce anche fallo e va in lunetta per finalizzare il possibile gioco da 3. Si infiamma così di colpo il numero 13 della Fiorentina, che manda a segno anche il libero ed allunga ulteriormente per i Gigliati che ora comandano sul 52-37. Ed allora si fa sentire anche il pubblico fiorentino galvanizzato dall'ultima fiammata del numero 13 dei biancoviola. Qui intanto un ex biancoviola quale Giovanni Lenti mette il layup del 52-39. Tanto però Poltroneri prova la tripla e la mette anche questa il poltro, che così fa volare la Fiorentina sul 55-39. Non può far altro che chiamare il time out coach Marco Albanesi.
anzi, coach Marco Albanesi dice ai direttori di gara che non l'ha chiamato il time out. Colpo di scena qui a San Marcellino, si erano sbagliati i direttori di gara. Dunque si torna subito in campo con il possesso che è di Valcesia. Fiorentina che si è infiammata dopo la bomba del Poltro, che fa allungare ancora i Gigliati. Poltro che ha messo referto sinora a 16 punti, però dall'altra parte c'è un Niccolò Gatti che non vuole mollare e che spara la contro tripla che vale il 55-42. Ancora distante Valcesia dai bianco-viola. Arresto e tiro nel frattempo di Sirakov, che però sbaglia, allora recupera il rimbalzo Gatti che va rapidissimo dall'altra parte. Serve poi Caverzazio, extra pass per Molteni che sbaglia il tiro da tre. Fiorentina che dunque può ripartire con il solito Andrea Mazzucchelli. Bell'assist per Poltroneri, all'indietro per Marengo, poi ancora Mazzucchelli, fa girare molto bene la palla la Fiorentina, infatti si vede perché il numero 7 della Viola spara un'altra bomba che vale il 58-42. Fiorentina che sta bombardando letteralmente dalla distanza i piemontesi. 7 su 14 sinora le triple mandate a segno dai Gigliati. Fiorentina che dunque sta tirando col 50% da 3. Nel frattempo cambio per Valcesia, va a sedersi in panchina Gatti, torna in campo Nicola Savoldelli. Ancora un minuto e 30 circa da giocare in questo terzo quarto. Mazzucchelli, serve Giorgi Sirakov che prova la penetrazione e viene intercettato irregolarmente però da Edoardo Caverzazio, dal numero 16 di Valcesia. Sirakov che dunque va in lunetta un'altra volta per i Gigliati. Mette il primo e sbaglia il secondo, il classe 92 dei bianco-viola. Fiorentina comunque largamente avanti sul 59-42, prova ad attaccare però dall'altra parte Cozzoli che viene ostacolato da Fernando Marengo che commette fallo sul numero 7 degli Eagles che dunque va in lunetta. E sbaglia il primo Marcello Cozzoli. Che manda referto invece il secondo dalla lunetta. Fiorentina che comunque comanda sul più 15. 59-43 il risultato. Un minuto ancora da giocare in questo penultimo parziale di gioco. Mazzucchelli si gira benissimo su Savoldelli ed appoggia facile facile a tabellone per il più 18. Dall'altra parte però prova a farsi sotto Visentin, il pivot di Valcesia, che trova l'appoggio a tabellone. Il fallo di Poltroneri, va in lunetta per il possibile gioco da 3, dunque numero 19 dei piemontesi. Nel frattempo arriva il cambio per la Fiorentina Basket, esce l'ottimo Davide Poltroneri, rientra in campo Matteo De Leone. Poltroneri che sinora ha tirato col 50% da 2, con 2 su 4 da 2,
con 4 su 7 da 3. Sono 16 i punti del Poltro in questa partita. Nel frattempo finalizza il gioco da 3 Visentin, mettendo il libero dalla lunetta. È comunque molto distaccata Valsesia, che ora subisce anche l'iniziativa di Georgi Sirakov, che spara una tripla mortifera che vale il più 18. Fiorentina avanti infatti sul 64-46, e nel frattempo arriva anche l'infrazione di passi di Visentin dopo l'ottima difesa dei ragazzi di coach Andrea Nicolai. 20 secondi ancora sul cronometro. Palla tra le mani di Jacopo Lucarelli, pressato stretto da Caversazio. Ancora Lucarelli, ce la fa passare sotto le gambe, blocco di De Leone, e poi è troppo irruento Visentin, che va a commettere fallo proprio sul numero 11 dei biancoviola, che a 7 secondi dal termine del terzo quarto va dunque in lunetta. Entrambi liberi Jacopo Lucarelli, portando sul più 20 la Fiorentina sul 66-46. Fiorentina che fa rientrare in campo per questi ultimi 7 secondi di gioco Davide Rosignoli, torna a sedersi in panchina Matteo De Leone. Savoldelli a 3 secondi per tirare, la dà a Cozzoli, che prova from downtown il tiro da 3, spara una airball però il numero 7 di Valsesia, col terzo quarto che si conclude sul 66-46 Fiorentina. E dunque Fiorentina che conduce sul più 20 sul 66-46, e che in questo ultimo terzo quarto ha distaccato ulteriormente Valsesia. Fiorentina che sembra essersi amalgamata al meglio dopo gli ultimi arrivi di mercato, e che sta sopperendo al meglio anche all'assenza di Giacomo Bloise. Intanto subito Jacopo Lucarelli prova il layup in caduta e subisce anche il fallo di Visentin dopo aver messo a referto 2 punti l'ottimo Jacopo Lucarelli, che dunque va in lunetta per il possibile gioco da 3. E mette anche il libero il numero 11 dei biancoviola. 12 punti per lui sinora in questa partita. Intanto arresto il tiro però di Cozzoli, che c'entra solo il ferro. Allora recupera palla ancora la Fiorentina, che avanza con Mazzucchelli, Poltroneri, poi Marengo. Ancora Lucarelli, in uscita Mazzucchelli, su di lui Savoldelli. Palla che finisce tra le mani di Fernando Marengo, che la dà ancora al numero 7 della Fiorentina, che prova da lontanissimo la tripla. C'entra il ferro però la guardia classe 94, e allora riparte Savoldelli. Poi Cozzoli, extra pass per Mercante, su di lui Rosignoli. Si gira il numero 9 di Valsesia, tenta il tiro in fadeaway ma sbaglia, poi palla che finisce tra le mani di Cozzoli, che manda a segno la tripla e riporta meno 20 Valsesia sul 69-49. Intanto va a sedersi in panchina Fernando Marengo, entra in campo per la prima volta in questa gara Mario Bevilacqua, il numero 12 della Fiorentina. Coach Andrea Nicolai che dunque
quest'ultimo quarto si concede un po' di rotazioni, tanto Rosignoli, ottimo assist per De Leone, anzi per Lucarelli che è ostacolato da tre avversari, tenta l'assist per Mazzucchelli, palla che però finisce fuori dal rettangolo di gioco, tanto cambi anche per Valsesia. Esce Visentin e rientra Gatti. Savoldelli, palla per Cozzoli, poi Gatti, ancora Savoldelli, extra pass per Gatti che manda a segno la tripla. Non vuole rischiare niente coach Andrea Nicolai, che chiama il time out. Allora si torna in campo dopo il time out, dopo che sono passati due minuti in questo ultimo quarto. Fiorentina che conduce sul 69-52 dopo l'ultima tripla mandata a segno da Gatti per Valsese. Intanto Poltroneri però tenta l'assist per Rosignoli, lo sbaglia, allora recupera palla a Mercante che riparte rapidissimo dall'altra parte e va fino in fondo al layup. Il numero 9 dei piemontesi che subisce anche il fallo di Jacopo Lucarelli. Mercante che dunque va anche in lunetta per gli Eagles. Nel frattempo la Fiorentina fa uscire proprio il numero 11 Jacopo Lucarelli, rientra in campo il numero 13 Giorgi Sirakov. Manda a segno anche il libero nel frattempo Jacopo Mercante. Riparte però la Fiorentina con Andrea Mazzucchelli, su di lui Cozzoli, poi Sirakov, ancora Mazzucchelli. Sono 4 gli assist del numero 7 per ora in questa partita, sono 5 con questo a Bevilacqua che però non concretizza il tiro dalla media. E allora riparte Gatti rapidissimo, Gatti che centra però la gamba di Poltroneri. Alla rimessa allora va Cozzoli per Valsesia, nel frattempo Fiorentina che fa uscire dal terreno di gioco Mario Bevilacqua, rientra in campo l'ottimo Matteo De Leone. De Leone che sinora ha collezionato 6 punti e 6 rimbalzi in questa gara. E intanto però c'è il fischio del direttore di gara, fischia il tecnico a Valsesia, Poltroneri che dunque va in lunetta per la Fiorentina. Manda a segno il libero il Poltro che poi va anche a battere la rimessa. ...70-55 il risultato, 7 minuti da giocare ancora in questa 26esima giornata del girone A di Serie B. De Leone, tiro dalla media per lui, c'entra solo il tabellone però il numero 19. E allora riparte Cozzoli dall'altra parte, serie di palleggi del numero 7 che poi la dà a Mercante. Caversazio, ancora Mercante, vede nell'angolo Cozzoli che spara la tripla ed accorcia ancora per Valsesia che si porta sul meno 12, sul 70-58 quando mancano ancora 6 minuti in questo quarto quarto, quando arriva il fischio del signor Grazia di San Pietro in Casale.
con Poltroneri che va ancora in lunetta per la Fiorentina. E fa 3 su 3 il numero 21 dei biancoviola, riportando sul più 15 i Gigliati, che conducono sul 73 a 58. Dall'altra parte però ci prova Mercante, che la dà a Cozzoli, palla ancora dall'altra parte per Savoldelli, serie di palleggi del numero 4 che poi vede Gatti nell'angolo e però sbaglia il tiro in fadeaway. Allora recupera Sirakov, che chiama alla calma i suoi. Palla poi per Mazzucchelli, ancora Giorgi Sirakov, vede Poltroneri, De Leone, end off ancora per Poltroneri, poi ancora De Leone che però sbaglia il tiro della media, ma recupera molto bene Andrea Mazzucchelli, che si affida subito ancora una volta al Poltro, visto più volte nel corso di questa gara sempre in veste di playmaker. Qui però spara una brutta airball il numero 21 della Fiorentina, e allora riparte dall'altra parte Gatti, che tenta il tiro da tre e lo mette il numero 11 dei piemontesi. Gatti, che ha messo a referto 15 punti sinora in questa partita. Dall'altra parte però c'è Mazzucchelli, che prova a servire De Leone, intercetta irregolarmente con il piede Mercante, e nel frattempo arriva un altro cambio per la Fiorentina che fa rientrare in campo Jacopo Lucarelli, va a sedersi in panchina Davide Rosignoli. Rosignoli sinora autore di 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist. Altra prova di sostanza per il lungo della Fiorentina. Intanto Sirakov vede De Leone che prova l'appoggio a canestro, trova il fallo però di Nicolò Gatti, il numero 19 della Fiorentina. De Leone che va dunque in lunetta. E fa 1 su 2 il numero 19 della Fiorentina. Fiorentina che è in vantaggio sul più 13, sul 74 a 61. Quando arriva un altro fischio del direttore di gara, che assegna 2 liberi a Nicola Savoldelli, ostacolato irregolarmente secondo il direttore di gara da Matteo De Leone. E fa 2 su 2 il numero 4 di Valsesia, riportando a meno 11 i piemontesi. Possesso che ancora degli Eagles, sempre Savoldelli, vede Mercante. Arriva un altro fallo della difesa della Fiorentina, rimessa affidata a Savoldelli per Valsesia. Nel frattempo cercano di spronare la Fiorentina i tifosi presenti qui sugli spalti di San Marcellino. Fiorentina non si deve deconcentrare, Cozzoli si fa ostacolare da Lucarelli, poi Sirakov in contropiede mette 2 punti importanti per i biancoviola, che ritornano sul più 13, sul 76 a 63. Però c'è Caverzazzo dall'altra parte, che dopo l'assist al bacio di Mercante va a mettere 2 punti per gli ospiti.
due punti che valgono ancora il meno 11. La Fiorentina conduce sul 76 a 65, ma qui c'è un Georgi Sirakov che quando serve c'è sempre e manda a segno una tripla importantissima. Il bulgaro che sembrava un po' spento oggi, ma che si infiamma quando vuole e che infatti spara un'altra bomba mortifera, realizzando il suo 17° punto di giornata. Sirakov, che ha messo a segno infatti 3 triple su 6 e 3 canestri su 9 da 2 invece. Ottima prova sinora ancora per il classe 92. Intanto però ci prova anche dall'altra parte Cozzoli, che risponde subito al numero 13 della Fiorentina. Ed allora coach Andrea Niccolai chiama un altro time out. Ed allora ancora in campo dopo il time out, dopo la tripla sparata da Valsesia che si è riportata sul meno 11, 79 a 68, risultato infatti a favore della Fiorentina. 3 minuti e 10 secondi ancora da giocare in questa 26esima giornata del girone A di Serie B. Mazzucchelli scambia con De Leone, ancora Mazzucchelli, arresto il tiro del numero 7 che però sbaglia, e allora rimbalzo catturato da Nicolò Gatti che la dà subito a Savoldelli. Passaggio poi per Caverzazio che cerca ancora Gatti, arriva al rimorchio Mercante, smarcatissimo, va a realizzare il layup del meno 9. Mercante che però in seguito con troppa foga va a pressare il portatore di palla della Fiorentina, con Georgi Sirakov che dunque può andare ancora una volta in lunetta per i Gigliati. E fa 2 su 2 il numero 13 della Fiorentina, 19 punti sinora per Georgi Sirakov, uno in meno di Davide Poltroneri. Grande prova di sostanza per i due, intanto però dall'altra parte fa girare bene il pallone Valsesia che poi va alla tripla con Cozzoli che però sbaglia, rimbalzo catturato comunque da Caverzazio ed in seguito arriva il fischio del direttore di gara, con Gatti, Cozzoli e Caverzazio che protestano molto con il signor Grazia di San Pietro in Casale. Fiorentina nel frattempo comunque va in lunetta con Davide Poltroneri. E manda a segno il primo libero il Poltro. Che sbaglia invece il secondo, 21 punti per il numero proprio 21 della Fiorentina finora, quando mancano 2 minuti e 10 secondi alla fine della gara. Lucarelli servito da Poltroneri, deve tirare il numero 11 che però sbaglia l'appoggio a tabellone, riparte rapidissimo allora Savoldelli che prova a darla a Cozzoli che in qualche modo riceve e in qualche modo va anche con una specie di circus shot a mettere a segno il layup. Nel frattempo Lucarelli prova a darla a Poltroneri, ostacolato però da Caverzazio, il numero 11 della Fiorentina. Fiorentina che va alla rimessa allora con Poltroneri.
Poltronari che la dà subito all'ottimo Georgi Sirakov. Ora il numero 13 su di lui. Cozzoli prova la bomba da lontano, Sirakov c'entra il ferro lungo, però recupera molto bene Poltronari che la dà a Mazzucchelli. Ancora palla poi per Poltronari che scambia ancora una volta con Mazzucchelli, poi Georgi Sirakov, su di lui Mercante. Entrato in campo nel frattempo Fernando Marengo, Mazzucchelli tenta da lontanissimo, sbaglia però centrando il tabellone, recupera in qualche modo Caverzazio. Ma precedentemente c'è stato il tocco di Marengo. Caverzazio che aveva dunque ostacolato irregolarmente il numero 23 della Fiorentina. Fiorentina che va alla rimessa con Jacopo Lucarelli. 1:17 ancora da giocare. Vede Marengo Lucarelli. Bello scambio tra i due. Altri due punti sulla Fiorentina che allunga sull'84 a 72 ed allora chiama il time out coach Marco Albanesi. 1:16 sul cronometro, rimessa affidata al numero 7 di Valsesia, Marcello Cozzoli, poi Savoldelli, ancora Marcello Cozzoli, tenta la tripla da lontanissimo e con molta fortuna riesce a mandarla a segno riportando sul meno 9 gli ospiti. Ospiti che dopo ottengono anche una rimessa dopo una disattenzione della Fiorentina. E allora sempre Savoldelli alla rimessa per i suoi, vede Gatti il numero 4, poi Jacopo Mercante, la dà a Cozzoli, su di lui Davide Poltroneri, commette fallo il numero 21. Con Cozzoli che va in lunetta per i piemontesi. Sbaglia il primo, il numero 7 però. Che manda referto invece il secondo, Poltroneri. Su di lui Savoldelli che ruba palla quasi ma recupera ancora Poltroneri. E allora Lucarelli la dà sempre al Poltro. Su di lui sempre Savoldelli. Arriva a sostegno Marengo. Prova la bomba, Poltroneri la sbaglia però. 40 secondi ancora da giocare, riparte rapidissimo Mercante. Poi palla che arriva tra le mani di Caverzazio. Poi ancora Mercante, va alla schiacciata per Valsesia. Si riporta pericolosamente sul meno 6 Sirakov, Poltroneri, Mazzucchelli, 30 secondi da giocare. Ancora il numero 7 della Fiorentina, poi Poltroneri, tiene palla il numero 21, la dà poi a Mazzucchelli, Mazzucchelli, scorrono secondi preziosi. Numero 7 vede Sirakov che prova ad andare fino alla fine, all'appoggio a tabellone. Subisce fallo il numero 13 della Fiorentina che va in lunetta per i Gigliati quando mancano 14 secondi alla fine della partita. Mette il primo Sirakov. Che manda a segno anche il secondo, portando sull'86 a 78 la Fiorentina. Sono 22 i punti di Sirakov in questa partita. Prova da lontanissimo nel frattempo Mercante che però sbaglia. 2 secondi sul cronometro e va a vincere! Va a vincere la Fiorentina Basket che si sbarazza della Jesse Valsesia. Fiorentina che dunque distacca in classifica proprio i piemontesi. Fiorentina che si porta a 30 punti in classifica
e fa un grande balzo in avanti in ottica playoff. Fiorentina che si avvalsa oggi soprattutto di un ottimo Davide Poltroneri, 21 punti per lui con 2 su 4 da 2 e 4 su 10 da 3, ma anche di un ottimo Georgi Sirakov, 22 punti per il bulgaro con 3 su 9 da 2 e 3 su 7 da 3. Ed allora non può che andare a prendersi meritati applausi dei suoi tifosi la Fiorentina Basket, del coach Andrea Nicolai, che nella prossima giornata, nel prossimo impegno di campionato, sarà protagonista in trasferta contro Oleggio, mentre noi, amici di Teleiride, seguiremo questo sabato il Pino Dragons di coach Lapo Salvetti nell'impegno del Palaco Verciano contro San Miniato. Ed allora è davvero tutto qui dalla palestra di San Marcellino. Un saluto da Niccolò Ghinassi.